Salve gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un personaggio alquanto misterioso, quanto affascinante, che forse non tutti conoscono. Buona visione. Robert Johnson e il patto col diavolo. 29 canzoni, nessun filmato e soltanto due foto, forse tre. È tutto ciò che si ha di Robert Johnson insieme ad un certificato di morte, saltato fuori nel 1967 a una trentina d'anni dalla sua fine e che ha permesso di mettere assieme qualche altra piccola certezza. E poi c'è una voce, una diceria di tanti che ha sempre contato più di tutto. È lui che ha incontrato Satana in un incrocio del Mississippi. È lui che gli ha venduto l'anima in cambio di un talento. È lui che ha iniziato il mito e la leggenda della musica del diavolo. Robert la musica l'aveva già scelta. Con la sua armonica pare fosse bravo. Con la chitarra invece non era proprio a suo agio. Quando perde la giovanissima moglie e il neonato che aveva appena dato alla luce, si tuffa ancora di più nella sua chitarra e qui la leggenda prende il sopravvento. Il musicista sparisce per molto tempo, forse un anno o poco più. Quando ricompare, le sue lunghe dita si muovono sulla chitarra con una maestria che era difficile da insegnare, oltre che ipnotica da vedere. E poi i testi. Il suo camminare fianco a fianco col diavolo, averlo come spirito guida e protezione. Robert, in quell'incrocio, l'ha incontrato sul serio Satana e in cambio di tutto il suo nuovo talento gli ha venduto davvero la sua anima. Ci sarebbero anche i dettagli dell'incontro a quel crocevia di campagna, polveroso e isolato, con Robert in ginocchio che alza la sua chitarra verso il diavolo, che la raccoglie, la accorda e prima di riconsegnarla nelle sue mani si fa promettere in cambio la sua anima. Un ruolo importante in questa storia di credenza e magia ce l'ha Hoodoo, una tradizione del folklore molto diffusa tra gli afroamericani di quelle regioni degli Stati Uniti. Una sorta di magia, secondo la quale le persone si recano presso un crocevia e incontrano un'entità superiore a cui chiedere qualcosa in grado di cambiare la propria vita, una conoscenza, un talento, una via per salvarsi da un mondo sempre più violento e malvagio. Quando ritorna a suonare tra la gente, tutto cambia. Aveva un suono nuovo, le sue lunghe dita gli permettevano di prendere accordi e creare ritmi ancora poco esplorati, che saranno alla base del rhythm and blues del rock and roll. Robert lascia il segno immediatamente su quelli che lo vedono esibirsi, ma ancora di più su quelli che ne imiteranno le gesta, incantati da quella musica. Il tempo però sarà poco. I patti vanno rispettati e il diavolo, la sua anima, va a riprendersela davanti a un bancone di un club. Il proprietario, stufo di vedere sua moglie insidiata e corteggiata dal musicista, decide di avvelenarlo. Eppure i suoi amici lo avevano avvertito di non bere whisky da bottiglie sconosciute, specialmente se già aperte. Qui c'è un altro colpo di scena. La leggenda nella leggenda. Robert Johnson muore a 27 anni, fondando quel maledetto Club 27, che negli anni vedrà aderire molte stelle del rock: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Anche loro avevano un patto col diavolo. Fama, successo e musica in cambio della loro giovane vita. Ma oltre la leggenda c'è la storia, quella che non crede al soprannaturale
e che cerca le prove terrene, i fatti. E i fatti dicono che Robert Johnson non sparì, ma se ne tornò per un periodo nella sua cittadina di nascita, Hazlehurst. Qui ebbe un ottimo maestro di chitarra, in Hike Zimmerman. I due passavano ore e ore a suonare la chitarra, spesso nel cimitero, perché lì nessuno se ne poteva lamentare, secondo alcuni. Secondo altri, tra cui Hike, perché gli spettri e gli spiriti aiutano a imparare quella musica. Intanto, in una metropoli stava succedendo qualcosa che aveva a che fare con questa storia. Il produttore discografico e grande scopritore di talenti, John Hammond, stava mettendo su uno spettacolo al Carnegie Hall di New York per i giorni a ridosso del Natale del 1938. Un concerto che potesse raccontare come il jazz, lo swing, le grandi orchestre, in qualche modo, affondino le loro radici in quel blues rurale. E siccome Hammond è uno che la musica la conosce e soprattutto ha le antenne ben sintonizzate sulle novità, si mette sulle tracce di Robert Johnson per portarlo in quel teatro. Quando si abbassano le luci, al centro delle tavole del palco c'è la voce di Robert e il suono della sua chitarra, ma lui non c'è, è morto qualche mese prima. Un fonografo suona le sue canzoni, svelandolo a un mondo più vasto. Questa prima ondata di interesse nei suoi confronti porterà le prime stampe dei suoi dischi. Nel tempo ci saranno continue ristampe di quelle 29 canzoni belle, affascinanti e maledette. Tra le tante canzoni che ha scritto Robert, ce n'è una in particolare dove lui racconta il suo incontro col demonio. Buon ascolto.